Gli aspetti col quale mi sono ritrovata più in risonanza di questo metodo autobiografico sono quelli dell'autoritratto e di tutta la parte un po' più grafico-pittorica, ossia anche quella della realizzazione delle sagome. Sento che quelli sono un po' gli aspetti con i quali mi trovo più in sintonia. Ma ho trovato molto interessante la parte sulla narrazione della fiaba, perché trovo che abbia dei risvolti veramente grandi, un sacco di spunti da poter prendere e sia come metodo, un metodo davvero molto completo che faccia un sacco di riferimenti, un sacco di attività poi a livello molto pratico che possono essere, portare un enorme contributo. A parte questo, trovo che possa potenziare l'intelligenza emotiva, che appunto al giorno di oggi se ne parla parecchio. Io, in quanto educatrice e lavorando nelle scuole, non solo, anche nei servizi di educativa territoriale, trovo che sia un aspetto molto importante che vada proprio preso sul serio e vada sviluppato a lungo e a fondo. E in questo modo penso che, appunto, visto che questo metodo non è fatto tanto di, cioè sì, di teorie, ma non troppo, proprio abbia dei risvolti esperienziali molto, molto grandi, sia un processo creativo che, appunto, appartenendo all'intimo di ciascuno di noi e all'inconscio delle persone, proprio di conseguenza anche le emozioni sviluppi davvero l'intelligenza emotiva, che appunto deve essere, come si è detto, interpersonale e intrapersonale, e con questo metodo credo che a livello intrapersonale si arrivi ad utilizzare, a far emergere una consapevolezza di sé non indifferente. E inoltre trovo che dovessi pensare a come applicare il metodo autobiografico, sicuramente mi piacerebbe esportarlo. Mi piacerebbe proprio realizzare magari un progetto sia nelle scuole, che sia essa scuola primaria piuttosto che scuola secondaria di primo grado, perché al giorno d'oggi credo che questa consapevolezza di se stesso venga proprio, passi proprio in secondo piano, e questo percorso è pazzesco, è bellissimo, può veramente tirare fuori un sacco di vissuti, e a livello di gruppo penso che, ecco, a parte la scuola, possa essere una buona opportunità. Io me lo vedrei bene all'interno della comunità, che è un servizio annesso, una comunità per minori in cui alloggiano un gruppo di ragazze, di adolescenti. Quello potrebbe essere anche un contesto in cui potrebbe essere applicato e verrebbe fuori un lavoro magnifico, proprio anche per rendere più coeso il gruppo, e capire anche meglio le dinamiche e portare proprio anche una sorta di benessere all'interno di questa struttura, in questo caso. Grazie.